ho voluto realizzare un semplicissimo make-up che valorizza tantissimo sia gli occhi castani che quelli verdi. I colori utilizzati, come potrete notare, sono: il viola è un rosa leggermente pescato. Io spero che vi piaccia, vi lascio al tutorial. Comincio senza applicare la base perché in questo video mi andava anche di mostrarvi la scrivenza della palette degli ombretti della Duochrome di Neve Cosmetics, visto che avevo letto in alcuni blog, in alcuni post, che molte ragazze dicevano che la scrivenza senza base era abbastanza scarsa. Io non ho riscontrato la stessa cosa e quindi volevo mostrarvelo. Vado ad applicare questo colore qui. Questo qui che si chiama Utopia. Vado a prelevare Utopia con un pennello a lingua di gatto e comincio dalla parte più esterna picchiettando l'ombretto in questa zona. Salgo nella piega dell'occhio, lasciando libera la zona centrale e scendo nuovamente nella parte interna. Come potete notare, appunto, la scrivenza è veramente ottima. Mi tengo un po' alta nella piega, facendo in modo che, tenendo l'occhio aperto, si veda il colore anche leggermente all'insù. Adesso cambio pennello, vado a prendere un pennellino più piccolo, prelevo sempre lo stesso ombretto e lo vado ad applicare nella zona inferiore, quindi all'attaccatura delle ciglia inferiori. Ok, ritorniamo alla palpebra superiore e, come appunto vi ho fatto fare, abbiamo lasciato la parte centrale libera vuota. Per quella parte lì ho scelto di applicare quest'altro colore della Duochrome, questo qui, che si chiama Mezza Estate. Lo prelevo sempre con un pennello a lingua di gatto e lo vado a picchiettare nella zona libera. Ovviamente i bordi poi vanno leggermente sfumati con il colore precedentemente applicato. Ed ecco fatto. Per quanto riguarda gli ombretti, abbiamo quindi terminato. Adesso mi occorrerà un eyeliner, io utilizzerò questo qui a penna e vado a creare una riga alla fine dell'occhio, partendo appunto dalla parte finale della palpebra mobile e prolungandomi leggermente verso l'esterno. Poi vado a disegnare anche il tratto inferiore per scurire l'attaccatura delle ciglia inferiori. Ok, a questo punto mi servirà un pennello da sfumatura. E vado a sfumare tutta la parte più esterna dell'ombretto viola che abbiamo precedentemente applicato. Vado appunto a sfumare dopo aver applicato l'eyeliner perché voglio infondergli alcune sfumature dell'ombretto, quindi in modo che non sia così fortemente nero, ma abbia qualche sfumatura viola. Ok, adesso posso passare al mascara ed io ho scelto di utilizzare questo della Mediterranea, il Super Mega Max.
lo applico sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. Ecco fatto. Adesso passo al viso e applico un blush e ho scelto questo qui, trio di La Roche-Posay. Unisco tutti e tre i colori e applico sugli zigomi. Il colore con le mani. Adesso per le labbra ho scelto di applicare questo rossetto Avon, l'Ultra Color Bold, e ho scelto questa tonalità aranciata, Bright Nectar. Che è molto molto pigmentato e quindi non necessita neanche di una matita di base. Makeup è terminato, io spero che vi piaccia, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!